5 anni fa ho cominciato a collezionare vinili e forse collezionare è un parolone, dato che li acquisto senza alcun criterio di qualità, rarità e altri senza proprio alcun criterio. Però mi sono chiesto quanto varranno in totale ed è quello che scopriremo grazie a Discogs, il nostro non sponsor di oggi. Pensavate, eh? Un canale a 137 iscritti farebbe gol a chiunque. Ma com'è possibile? Una volta fatto l'accesso col proprio account su Discogs, l'unica cosa che basta fare è andare a cercare il proprio album e con il numero seriale che potete trovare sulla copertina o in altri casi direttamente sul disco, assicurarsi che sia dell'edizione corretta. Una volta fatto questo, nella parte destra della vostra pagina web troverete il tasto Aggiungi a collezione. Voi premete quello e l'album sarà direttamente rispedito in una sorta di archivio virtuale tutto vostro, dove potete creare quella che è la vostra collezione di vinili. In questo spazio è possibile valutarli da 0 a 5 stelle tipo Letterboxd, ma oltre a questo gli verrà assegnato dalla piattaforma anche un valore basso, mediano e alto in base a quelle che sono state le ultime 30 vendite di quella singola edizione dell'album sulla loro piattaforma. In questo caso, non contando fattori accessori come la qualità del disco, della copertina o eventuali firme, ho deciso di tenere sempre comunque quella che è la valutazione mediana, mi sembra il metodo migliore per valutarle. E adesso andremo a vederli, da quello che vale di meno al più oneroso, sempre secondo Discogs, e nel mentre aggiungeremo quella che è la mia personale valutazione, ovvero secondo me, in base a ragioni, quanto questi dischi dovrebbero valere. Quindi adesso cominciamo. Nick Kershaw, The Riddle. Questa è un'edizione originale dell'84, anno di uscita del disco, tuttavia è la versione portoghese, che ho trovato quest'estate quando sono andato a trovare Jonathan sul mercatino sulla spiaggia di Caparica. Preso ovviamente per la title track The Riddle, pezzo iconico degli anni 80, ma per quanto riguarda il resto dell'album si sente subito, fin dalla prima traccia, Don Quixote, che di sicuro non avevano paura a usare il sintetizzatore, senti che c'è molto sul fuoco, forse troppo. Tuttavia devo dire non male. Ma ora parliamo di soldi. Allora, su Discogs vale 3,07 euro, che è grosso modo quanto l'ho pagato. Tuttavia direi valore personale, aggiungerei 2 euro in più, che sono i 2 euro che mi sono fatto arrotondare dal mercante quando ho preso questo più altri vinili, sempre là a Caparica. Quindi valore personale 5,07 euro. Marco Paolo, Romance. Allora, questo, se non mi ricordo male, l'ho preso la prima volta che sono stato in Portogallo nel 2022. E l'ho trovato dentro un negozietto dell'antiquariato vicino all'X Factory, dove ho mangiato una buonissima torta al cioccolato e basta, perché nei negozi all'interno dell'X Factory non potevo permettermi neanche di permettermi, quindi era difficile, però buona torta al cioccolato. Fondamentalmente volevo un ricordo da aggiungere alla mia collezione e questo era l'unico disco di un artista portoghese che in quel momento possedeva. Commento sul disco, direi che sono ballate da Balera anni 80. Sì, niente di più. Valore su Discogs 3,61 euro, valore personale 6 euro come la fetta di torta. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Continua il trend di prendere dischi solo per una singola canzone, in questo caso è ovviamente Young Turks della colonna sonora di GTA San Andreas, o almeno è là che l'ho conosciuta. Però in questo caso direi che anche Tonight I'm Yours, la title track e Just Like a Woman sono gran pezzi. La leggenda del rock britannica vale secondo Discogs 3,82 euro, ma io direi almeno 10 per i ricordi di GTA. Ma allo stesso tempo direi meno 30.000 perché GTA San Andreas non l'ho mai finito. Mi sono sempre fermato infatti alla missione Air Raid di Zero a San Fierro, per la quale dovevi spendere 30.000 euro solo per accedere. Chiaramente fittizi. Corey Hart, First Offense, che in termini legali è quando si viene condannati per la prima volta di un crimine che non si è mai commesso. Il crimine di Corey Hart? In questo caso di essere musicalmente il figlio illegittimo di Bryan Adams e Bon Jovi. È un album pop rock di debutto molto gradevole, con qualche sonorità reggae alla Police buttata in mezzo. E non nomino i Police perché sono stati loro a inventare il genere, ma perché sono stati i primi bianchi a farlo. Valore Discogs 3,95 euro, valore personale 112 come la polizia. Scialpi, trasparente, come il proprietario della bancarella quando gli ho chiesto di pagarlo col POS. Scialpi, grande esponente della New Wave italiana anni 80, questo non è esattamente il disco che cercavo, però trovarne i suoi in giro è veramente difficile. Quindi diciamo che mi sono accontentato comunque con uno dei suoi che preferisco. Questo, se non mi sbaglio, è del 90. Valore Discogs 4 euro, valore personale 117 come la guardia di finanza. Mussorgsy. E buonanotte. Mussorgsy, Pink
Picture at an Exhibition e Polovsian Dances. Questo non è mio, non sono un grande appassionato di musica classica, infatti è di Jonathan e l'aveva preso ancora una miliade di anni fa, il 23, poi c'è l'anima sua. Però comunque rimane un classico, è difficile trovare un momento giusto in cui ascoltarlo, essendo così pomposo, mi sembra l'aggettivo più adatto con cui descriverlo, però forse per una strana sessione di workout potrebbe andare bene. Valore Discogs 4,85€, valore personale direi 23 in onore del 23. America, View from the Ground. Desperate Love, ragazzi, Desperate Love, non devo dire altro. Valore Discogs 4,89€, valore personale direi di arrotondare a 5. Ah, per caso vi piacciono Huey Lewis and the News? I loro primi lavori erano un po' troppo new wave per i miei gusti, ma con l'album Sports che uscì nell'83 hanno ingranato la marcia giusta, sia commercialmente che artisticamente. L'intero album ha un sound incisivo, chiaro, ed è lo specchio di quel consumato professionismo che ha reso questa formazione una band da brivido. È stato paragonato al Elvis Costello, ma io credo che Huey possiede in misura maggiore uno spiccato senso dell'umorismo. Nell'87 uscirono con questo, Four, giudicato il loro album migliore. Secondo me il capolavoro in assoluto è Hip to be Square, una canzone che ti prende talmente che la gente non ascolta le parole. E invece dovrebbero, perché non parla solo del piacere del conformismo e dell'importanza del trend, è anche una personale dichiarazione di quello che la band vuole essere. Valore Discogs 5 euro, valore personale mezzo Jared Leto. Billy Joel, Innocent Man. Un innocent man fresco di divorzio dalla sua prima moglie, Elizabeth Weber, che lo porterà tra le braccia della top model Christie Brinkley, la cui relazione ispirerà questo disco. Valore Discogs 5,97 euro, valore personale 2 milioni di euro, che sono quelli che ha guadagnato denunciando il fratello della sua prima moglie, Frank Weber, che è stato per anni suo manager. Arnold Schoenberg per Klagtenacht, Transfigured Nights e Variationen für Orchester, opera 31. Continuo a non saperne niente di musica classica, tuttavia apprezzo l'opera, sicuro devo approfondire. Valore Discogs 6,33€, valore personale direi la metà, 3€. Fausto Papetti, 18ª raccolta. Questo non sono neanche sicuro se posso farlo vedere. La carriera del sassofonista italo-svizzero si commenta da sola, tuttavia potrei aver preso questa edizione solamente per la copertina, ma non perché sono un pervertito, ma perché sono un appassionato d'auto. Alcuni potrebbero dire persino un amatore. Comunque, al suo interno c'è anche il jingle Dice apposta per te, quindi non so cosa volete di più. Valore Discogs 6,57€, valore personale 6,09€. Di Alan Parsons Project, Ammonia Avenue. Allora, qui stavo chiaramente cercando In the Sky, solo che come disco, sia nei negozi che nelle bancarelle, è solitamente molto sovrapprezzato. Poi col tempo ho cominciato ad ascoltare la band in generale, ho scoperto dischi come questo e iRobot, che secondo me sono altrettanto solidi. Di iRobot si potrebbe dire che le tracce non sono molto coese una con l'altra, però secondo me il fatto che è un po' figlio del suo tempo, essendo del 77, continui a sentire sia le classiche influenze funky degli anni 70 che l'inizio di quelle pop elettroniche degli anni 80. Ammonia Avenue invece a questo punto di vista è molto più maturo e completo. Valore Discogs 6,97€, valore personale 2179, che è la velocità di punta del Concorde dentro il quale il cantante Eric Woolston ha concepito il concept dell'album. Rondò Veneziano, La Serenissima. Questo progetto, nato negli anni 80, va a recuperare la tradizionale musica barocca veneziana mischiandola ad elementi sia rock che elettronici. È famoso per aver ispirato, tra le varie cose, sia visivamente che musicalmente parlando, il progetto Discovery di Daft Punk del 2001. Infatti vi consiglio di sentire, una dopo l'altra, La Serenissima di Rondò Veneziano e Veridis Quo di Daft Punk. Valore Discogs 7,58€, valore personale direi 5€ che servono per entrare a Venezia, meno 5€ che io non devo pagare essendo residente in Veneto. Billy Idol, Rebel Yell. Uno degli artisti che ho ascoltato di più fin da piccolo, anche grazie a un greatest hits suo che si trovava all'interno della macchina dei miei. E sul suo conto cosa si può dire? Niente, un Machine Gun Kelly antilitteram, con più fotta, più glam e in generale migliore musica. Ed è anche il protagonista del primo video su questo canale, che non vi consiglio di vedere, però è lì.
valore Discogs 7,75€, valore personale 111, come le visualizzazioni a quel video che non vi consiglio. La colonna sonora di Barry Lyndon. Forse il miglior film in costume della storia, anche perché indipendentemente da questo è tra i migliori della storia. Ci sono molte leggende riguardo questo film, tra cui la lente che la NASA avrebbe prestato a Kubrick per girare le scene in notturna, che sarebbe la stessa che avrebbero usato sulla Luna. Oltre alla frase "Every frame a painting", che si pensa sia nata per descrivere questo film o comunque che l'abbia coniata. È l'opinione comune. Dunque, valore Discogs 7,95€. Valore personale direi 24, che è la media di frame usata in ambito cinematografico, per 60, che fa 1440, che sono i frame in un minuto, per 185 minuti, che sono la durata del film, dovrebbero fare intorno a 2666.400.000 frame e euro personali, di valuta personale. Face value, Phil Collins. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Valore Discogs 8,70€, valore personale direi 1 milione di euro. Più 1 milione di aura. The Cars, Heartbeat City. La band americana, fondata alla fine degli anni 70, ha trovato subito fortuna con il primo disco, omonimo, The Cars, e il singolo Just What I Needed. Ed è stato grazie alla loro natura camaleontica che hanno trovato successo. Tra l'onda new wave, il pop e il rock, il loro nome compariva sempre. E questo è stato l'album della consacrazione, anche grazie a una campagna pubblicitaria, se così la vogliono chiamare, di video continuamente riprodotti su MTV tratti dai singoli di quest'album. Valore Discogs 883, valore personale un Spezzali. Raff di Raff. È assurdo che all'estero pensino che Self Control sia di Laura Branigan, ma forse anche per questo che Raff non ha più fatto musica in inglese. Sta di fatto che il disco italiano migliore degli anni 80 non sia neanche in italiano. Valore Discogs 10,11€, valore personale 8,43€. John Coltrane con Blue Train. Vi dirò, non sono neanche un grande appassionato di jazz, ma questo disco è un'eccezione, anche perché difficilmente riesco a trovare album dove la prima traccia è talmente impattante e riesce a dare quella che è una visione chiara del mood dell'intero album, a parte forse Somewhere in Time degli Iron Maiden. Tra l'altro mi ricordo che questo è stato l'ultimo disco che ho comprato con la 18 app ancora 500-600 anni fa, e mi erano rimasti giusto due spiccioli. Allora sono andato su Amazon, ho messo vinili, LP sui filtri e 3 euro sperando di trovare qualcosa, e ho trovato questo, quindi per 3 euro John Coltrane, Blue Train. Non male. Valore Discogs 11,04€, valore personale direi 500€, in onore dell'ormai defunta 18 app. Billy Joel, The Stranger. Quando ho cominciato questa collezione mi sono ripromesso due cose. La prima è che non avrei mai preso due dischi di un singolo artista prima di avere una collezione abbastanza grande. E la seconda è che questo è un album zero skip. Non si skippa niente, è banger after banger, è perfetto. Uno degli album migliori nel suo genere, anche in generale, che devo dirvi ragazzi. Billy Joel è New York, New York è Billy Joel. Valore Discogs 11,49€, valore personale 9,11€. Haha, anti high and low. Oh, questo disco lo trovo sempre nei mercatini quando vado, è stranissimo che ce ne siano le sbogli, avranno stampati un sacco. Però bene per me, perché questa volta, l'ultima volta, ho deciso di prenderlo finalmente. E ok, oltre a Take On Me, secondo me la traccia migliore è Hunting High and Low, è proprio la title track. Valore Discogs 13,80€, valore personale direi almeno 20, è quello che dovrebbe valere tuttora. Tagua Tagua, tanto, oh Cristo. Tanto. Allora, i Tagua Tagua sono una band indie brasiliana fondata da Filippo Puperi, che è famoso in patria per essere il cantante dei Wannabe Jalva, che è un gruppo rock che canta in inglese. Tuttavia, in questo progetto canta in portoghese e hanno già avuto un discreto successo, essendo anche all'interno della colonna sonora di FIFA 20 col singolo Peixe Voador. L'album, come potete vedere, è autografato e c'è anche una dedica che mi ha fatto fare Jonathan quando è andato a sentirli nel loro tour in Portogallo. Qui dice: a Simon, spero che questo ti piaccia tanto, un grande abbraccio, Tagua Tagua. Valore Discogs 13,96€, valore personale avrei detto molto di più, perché
Prima di fare questo ho cercato quanto una firma potesse aggiungere in media al valore di un album e ho scoperto che, a meno che non stiamo parlando di un album particolarmente raro, un artista di fama mondiale, più il suo certificato di autenticazione, la firma non va ad aggiungere niente, anzi, per alcuni collezionisti è considerato quasi un difetto della copertina. Quindi mi vedo costretto a confermare i 13,96 euro, ma convertendoli in 86,37 reales. Brasiliani. Dizzy Gillespie, Swing Low, Sweet Cadillac. Ancora una volta, non sono un grande appassionato di jazz, ma questo disco mi è stato regalato da mia madre perché lei era solita ascoltarlo da piccola sul giradischi che si trova all'interno dell'oratorio del paese. E non so, dire questo mi fa stranissimo, però come invecchio io immagino che questo succeda per tutti, quindi una volta questa era la norma. Però, bell'album. Valore Discogs, 15,17 euro. Valore personale, direi 29.373 lire. The Strokes, Come Down Machine. Non il loro album migliore, almeno penso secondo loro, visto che quando l'hanno registrato erano abbastanza i ferri corti l'uno con l'altro. Se non mi sbaglio, non sono quasi mai stati insieme all'interno dello studio di registrazione. E questo penso voglia dire tanto. Non l'hanno mai portato in tour, anche perché dopo questo si sono praticamente sciolti almeno per 7 anni, finché nel 2020 non si sono ritrovati per registrare The New Abnormal. Non avendolo mai suonato live e in generale avendo avuto poca pubblicità, è uno dei loro album meno conosciuti. Io, per quanto possa essere meno conosciuto, un album della rock band forse più influente degli ultimi 20 anni. Ma in generale, secondo me, all'interno della loro discografia è stato un po' una ventata d'aria fresca. Anche perché dall'album di debutto, Is This It, a tutti quelli degli anni 2000, il suono cominciava ad essere un po' ridondante, un po' quel marchio graffiante, un po' garage rock. Non lo so, forse cominciava ad essere ripetitivo. Già con Angles si sentiva un'evoluzione del suono, ma in questo si sono toccate sonorità che secondo me non sono mai state toccate fino ad ora dalla band a quel punto. Per quello è stato molto interessante, secondo me. Valore Discogs, 20,36 euro. Valore personale, 12,51 euro. Same old bollocks, here's the Sex Pistols, dei Sex Pistols. O forse no. Quest'album è stato registrato durante un live a Santiago del Cile durante il loro tour di reunion 50 Lucre del 1996. Per stessa missione di Johnny Rotten, al tempo loro continuavano ad odiarsi, ma avevano anche trovato una cosa in comune, ovvero i soldi. Cavolo, mi ricordo un'altra band inglese. Ma se dico che l'album è stato fatto solo per soldi, di sicuro non direi loro. Infatti sul disco c'è scritto: questa copia non ha valore e non è riconducibile ai Sex Pistols. Valore Discogs, 20,90 euro. Valore personale, 0,00034 Bitcoin per fare il pagamento non tracciato. Motley Crue con The Dirt. Questa è la soundtrack del film prodotto da Netflix nel periodo subito dopo Bohemian Rhapsody, quando tutti i produttori hollywoodiani cercavano di fare un biopic su qualsiasi artista. Anche se in questo caso vi devo dire non è male, anzi, forse è quasi meglio di Bohemian Rhapsody, che pur avendo vinto l'Oscar e tutto, aveva molte cose inaccurate, sia per quanto riguarda la band, cose successe nel periodo sbagliato e il personaggio in generale di Freddie Mercury. Non che questo fosse tutto accurato, per carità, però qui non si stava cercando di beatificare nessuno, anche perché non ci avrebbe creduto nessuno. Soundtrack ovviamente bella, con tutti i loro pezzi più famosi, più il singolo The Dirt, che è uscito col film, featuring Machine Gun Kelly, che nel film interpretava Tommy Lee. E il fatto di aver nominato già 2 volte Machine Gun Kelly senza aver avuto un suo album è strano, però mi permette di dire che Rap Devil era meglio di Killshot. Sì. Valore Discogs, 24,37 euro. Valore personale, direi 1.000 bottiglie di Baby Oil, visto che Tommy Lee frequentava i White Party, che per chi non lo conoscesse è un po' come trovare acqua nell'oceano o sabbia nel deserto. Opet, In Cauda Venenum. Questa è tanta roba, ragazzi, è tanta roba. È la versione inglese del disco, perché è stata fatta anche la versione svedese, però la versione inglese, perché forse è quella che capisco, è quella che mi ha regalato Joe. Della band ho sempre preferito quello che è il loro lato prog rispetto a quello death metal, quindi favorendo le armonizzazioni, i cori infiniti e in generale quella sorta di atmosfera che creavano grazie alla musica un po' spettrale. Valore Discogs, 24,44 euro. Valore personale, 666. Europa, The Final Countdown. Ho toccato già i Tempest. Oh!
toccato Joy Tempest. No, a parte gli scherzi, l'ho toccato veramente. Ho toccato Joy Tempest. Quest'estate, infatti, siamo andati a Rock in Rio a sentire tre artisti, anche loro, e ci è saltato addosso praticamente. Non eravamo neanche in prima fila, anzi, eravamo totalmente distanti, solo che attaccati alle transenne. E niente, ha fatto la maratona fino a noi e si è buttato. È stato bellissimo, veramente. Uno dei concerti migliori a cui sono stato per canzoni, tecnica, vibe e tutto quanto. Veramente bellissimo. Valore Discogs 24,73 euro, valore personale più 1000 aura. Disco perfetto, bellissime emozioni. Grazie. Arctic Monkeys Favorite Worst Nightmare. Questi sono i più classici Arctic Monkeys prima che cominciassero ad abbandonare il garage rock in favore dell'indie, qualsiasi cosa voglia dire, con l'album Humbug. Poi curioso che proprio io non abbia l'album Suck It and See, e Do Me a Favor rimane un capolavoro. Valore Discogs 25,17 euro, valore personale 505. Pino Daniele di Pino Daniele. L'album di debutto del maestro del soul partenopeo con un linguaggio che trascende la lingua. E non perché non conosco il napoletano, ma perché veramente l'ho sempre visto da questo punto di vista. Le canzoni, il modo che ha di cantare, tutto quanto è veramente ben mischiato con la musica. La sua voce diventa uno strumento e secondo me quest'album potrebbe essere digeribile da chiunque, all'estero, dove si voglia. È veramente un bel lavoro. Questo poi mi ricordo che me l'hanno regalato i miei amici dell'università quando praticamente li ho asciugati per un semestre intero col mio periodo San Daniele. Valore Discogs 27,85, valore personale 55 a Osaka. Era necessario fare l'accento? No. The Style Council, our favorite shop. Il loro negozio preferito. Qual è il mio? Quello dove l'ho trovato, ovvero Amazon. Questo è un grande classico, chiaramente Shout to the Top rimane un hit immortale, ma anche pezzi come A Stone's Runaway veramente ti spezzano il cuore. È fantastico come album. E soprattutto molto inglese, prima che questo fosse associato indirettamente al Britpop. Valore Discogs 29,68 euro, valore personale arrotonderei a 30. Tracy Chapman. Tracy Chapman. Sì, ok, buona parte di questi dischi li ho presi per una canzone. È un problema per caso? Che poi, quando ho preso questo disco, c'è una storia molto carina da raccontare. Ero in Alto Adige e c'era questa bancarella all'interno di un paesino gestita da una sorta di Babbo Natale con l'accento di Sinner. E all'interno di questa bancarella c'era una miriade di dischi di un certo, come si può dire, pittore austriaco, ok, di canti o comunque suoi discorsi, e al tempo avevo fatto il video per metterlo su TikTok per dimostrare quanto fosse terrificante, insomma, la cosa. Solo che quando l'ho postato sono stato bannato per incitamento all'odio. Ok, valore Discogs 30 euro, valore personale direttamente curato dal pittore austriaco 88. Kraftwerk Tour de France. Fondamentalmente volevo un disco dei Kraftwerk per potermi vantare con i miei amici trentenni del mio impeccabile gusto musicale, solo che la maggior parte mi suonano come del pentolame che cade a terra. A parte questo, che è molto equilibrato e direi che si riesce a raggiungere quello che è il giusto compromesso tra musica elettronica e comunque ascoltabilità. Valore Discogs 32,13 euro, valore personale confermato. Gammon, mezzanotte. Qua non è come quello di Fausto Papetti, cioè non ci ho messo io un filtro, è veramente così la copertina. Comunque è bellissimo, esattamente come la traccia con cui l'ho scoperto nel 2017, il cui video penso di aver visto boh, all'infinito in quel periodo. Poi ho recuperato i suoi album precedenti, ho seguito quelli successivi e una delle due volte che ho votato a Sanremo in vita mia è stato per lui con Rose Viola. Un po' ci credevo. E come potete vedere, anche questo ha tanto di firma e dedica. Infatti con Joe sono andato a vederlo due volte. Una era pre-Covid, che non mi ricordo esattamente né quando né dove, mentre l'altra era l'anno scorso al Matto Rosso a Montebelluna durante il tour, una cosetta così. Grazie mille a Gianluca di essersi fermato quando l'abbiamo trovato. Vabbè, fermato forse è la parola giusta, sarebbe meglio dire imboscato, però abbiamo fatto due parole, è stato veramente gentile. Grazie ancora. Valore Discogs, 33,87 euro. Valore personale meno 50 centesimi che sono quelli del Sanremo di qualche anno fa. Daft Punk Random Access Memories. Devo prendere anche Discovery, ma quello è un altro discorso. Quest'album è perfetto, è veramente bellissimo. Stringe il cuore che sia l'ultimo, cioè nessuno se l'aspettava dopo quella pioggia di Grammy che ha ricevuto e soprattutto dopo le continue collaborazioni con artisti come The Weeknd, per esempio. E ha un che di drammatico, però Contact devo dire che non è una brutta traccia con cui concludere la propria discografia. Valore Discogs 35 euro, sinceramente pensavo di più. Valore personale GG Giovanni Giorgio. Iron Maiden Rock in Rio. Allora, qui abbiamo tre bei disconi, cazzo, tre bei disconi e
E non sono un grande fan degli album live, infatti questo è solo il secondo della collezione, anche perché non si sentono troppo bene, è vero. Non ho il miglior giradischi della storia, però gli altri, insomma, i dischi normali sentono bene. Dio, per quanto si possa sentire bene un vinile, perché di vinili non si sentono bene, cioè chiaramente si sentirà meglio in digitale o su CD, è più l'esperienza, più avere l'oggetto del vinile, coso. Si sente bene relativo al fatto che è un vinile, cioè almeno questa è la mia hot take. E in generale, quelli live devi ancora stare di più a tendere l'orecchio perché magari sento un po' il pubblico, non è mixato benissimo. E forse mi devo ricredere con altri dischi live, consigliatemene se ne avete di buoni. Però in generale, un po' questa è la mia esperienza. Per il resto, cosa devo dire? Gli Iron sono pazzeschi ogni volta che li senti, quindi. Valore Discogs 40,11€, valore personale. Direi meno 666 in onore di Paul Di'Anno, che purtroppo è venuto recentemente a mancare settimana scorsa. Lui che è stato la prima voce degli Iron Maiden per gli album Iron Maiden e Killers e che aveva veramente un timbro particolare. È stato anche responsabile di alcune tra le loro tracce più famose, ovviamente, oltre a Killers, anche capolavori come Remember Tomorrow e una delle veramente performance live migliori che il gruppo ha avuto, che comunque è andata avanti più che bene con Bruce Dickinson, però è giusto ricordarlo. È stato veramente importante nella musica, oltre che per la band, nella musica in generale. Liberato di Liberato. Sincero, non mi ricordo dove l'ho preso, come l'ho preso, perché l'ho preso. È stata una vita fa. Ma il fatto è che Liberato pre-Covid era un'altra cosa. L'hype che c'era intorno a lui era tremendo. E tutti aspettavano il 9 maggio pensando che succedesse qualcosa. Infatti succedeva qualcosa, pubblicava e tutti i pezzi che sono all'interno di quest'album sono perfetti, sono uno più bello dell'altro. E per quanto sia strano che ce l'abbia, sono contento di averlo preso al tempo. Vi giuro, mi verrebbe quasi voglia di vedere Napoli. Quasi. Valore Discogs 62,50€, valore personale, per quanto mi piaccia, è totalmente sovrapprezzato. Quindi direi, valore personale, allora intanto meno 1.000 euro di assicurazione per un'auto che ne vale mezzo, meno 600 euro di moto e meno 74,52 euro per divieto di circolazione e via, Varco, un beis, quando io a Napoli non ci sono mai stato. Live at the Royal Albert Hall, Bryan Adams. Questo me ce lo piazzo qua, aspetta. Questo ragazzi è bellissimo perché oltre al packaging, il fatto che ha quattro vinili, un Blu-ray, un intero album fotografico del concerto, ci ho legato un ricordo veramente importante. Infatti me l'avevano regalato i miei colleghi di lavoro al mio ultimo compleanno che, come sapete, ho passato sfortunatamente in ospedale. Mi sono venuti a trovare quella sera, inaspettatamente. E niente, mi hanno dato questo e non so cosa dire, veramente grazie ancora ragazzi, lo apprezzo tantissimo. Cosa vuoi dire, colleghi del market? È un video? Cioè, ragazzi, non ho parole, veramente le ho finite 10 anni fa. Ragazzi, siete speciali, non vedo l'ora di non ascoltarlo qui in ospedale. Valore Discogs 62,79€, valore personale, boh, cioè inestimabile, non so cosa dire. Boh, cioè farei come De Laurentiis, se ci metterei una clausola rescissoria di 90 milioni, perché vabbè, tanto che me lo porta via. E si conclude con Heritage degli Opeth. Anche qua abbiamo un secondo album dello stesso artista, però ragazzi è bellissimo quest'anno, è fantastico, è uno dei miei top 3 preferiti da tantissimi anni, cioè non sapete quanto mi ha aiutato quest'album, soprattutto durante le sessioni di studio, a concentrarmi, a mettermi nel mood giusto, ma soprattutto a dare un senso a quello che stavo facendo. Ok, mettevo quest'album sulle cuffie e mi sembrava di fare qualcosa di glorioso, che avesse un significato, che poi vabbè, ero in biblioteca a Padova a scaccolarmi, a mangiare i mandarini nascosto, però con questo era diverso. Valore Discogs 115€, valore personale direi zero. Cioè dovrebbe essere gratis, aperto a chiunque, qualunque, a ogni orario del giorno e della notte. Ehi, ma aspetta, è già così, è su YouTube, lo potete trovare su YouTube. E sapete cos'altro potete trovare su YouTube? Il mio canale, dove potete vedere un sacco di video, lasciare dei commenti simpatici e interagire nella community. E basta, fondamentalmente questo potete fare.
Phoenix, ti amo. Questo è l'unico dove la plastica resta su, anche perché se no succede questo. Questo per me è il disco dell'estate, presente, passata e di tutte quelle che verranno. I Phoenix, che sono francesi, da piccoli facevano le vacanze in Italia e hanno deciso di dedicare questo disco all'Italia, quella ovviamente quella romanzata della dolce vita, ma pur sempre Italia, e in particolare alla costiera adriatica, che è quella che ho vissuto io, insomma, crescendo qui da piccolo. E video come Goodbye Soleil mi hanno fatto un po' emozionare. E poi il disco all'interno è bellissimo, è trasparente, è colorato come una vecchia bottiglia della Coca-Cola in vetro, quindi stupendo. Valore Discogs 29,68, valore personale 60 centesimi, che era quanto pagavo una pallina alla gelateria in cui andavo a Bibiona. Quindi riassumiamo. Allora, valore Discogs totale 814,46 euro. Valore personale 92.238.545,30 euro. Mezzo Jared Leto 1.000.000 di aura. Un Max Pezzali 8 sterline 43 86,37 reales brasiliani 29.373 lire 0,00034 bitcoin 1.000 bottiglie di BB Oil e un GG Giovanni Giorgio. Ma cosa abbiamo imparato da oggi? Beh, intanto che ho un capitale immobilizzato e pam, gli interessi si impennano. Punto secondo, che la musica non ha valore. Punto terzo, che è il più importante di tutti, è che la musica non è un business. Cioè ragazzi, non è neanche per il 99% dei musicisti, figuriamoci se lo deve essere per noi che andiamo con le scarpe bucate in giro per le bancarelle. Quindi prendeteli, firmateli, ascoltateli, consumateli, insomma fate quello che dovete fare, ma non trattateli come un business. Anche perché sono stati già trattati come un business un tempo e sono anche già stati sorpassati in altro business, che è stato quello dei CD, solo che quando si è cominciato a collezionare pure quelli si è accorti che facevano un po' cagare, e quando si impilavano l'uno sopra l'altro sembrava di ricreare la cassetta degli attrezzi di un meccanico. Ora, gli LP sono tornati in moda da tantissimo tempo e se non mi sbaglio l'anno scorso è stato il primo in America dove i vinili sono stati venduti più dei CD. Ma anche questo perché gli artisti, o per meglio dire le major, sono interessate a vendere dei bundle assurdi da centinaia di euro o da dollari in questo caso. Ma quello è un altro discorso. Il punto è che se si rimane con la mentalità del business, del creare collezioni per poi fottere tutti un domani, si è già persi in partenza. Si parla sempre di riciclo, no? Di come non abbia senso continuare a produrre in eccesso quando abbiamo tanta roba dal passato che non utilizziamo. Oh, e sarà una mentalità povera, però è una mentalità giusta. E se si può fare questo discorso con i vestiti, mi chiedo perché non lo si possa fare con i vinili. E in realtà qua ho finito il discorso, non c'è molto altro da dire. Quindi, ora, ditemi quanto vale la vostra collezione. Acquistate responsabilmente e ci rivediamo al prossimo video.